Trapianti senza barriere al Policlinico di Bari. Dopo l'anno record dei 123 trapianti d'organo, un trapianto di reni da vivente è stato effettuato per salvare una bambina di 12 anni da una insufficienza renale terminale. Il donatore è stato suo padre, in stato di detenzione in una struttura penitenziaria. Il trapianto è stato eseguito dall'equipe del professore Michele Battaglia. La piccola paziente sta bene ed è sotto osservazione periodica del reparto di nefrologia pediatrica. L'insufficienza renale era stata diagnosticata all'ospedale Giovanni XXIII. Dopo un anno di dialisi, il rene della piccola aveva smesso di rispondere e l'unico trattamento che avrebbe potuto salvarla era il trapianto. Suo padre non si è tirato indietro. Dopo tutte le valutazioni è arrivata l'autorizzazione al prelievo a scopo di trapianto dalla commissione terza e in questo caso anche dal magistrato di sorveglianza. Al bellissimo atto di amore paterno è corrisposto il grande impegno del centro regionale trapianti per rendere possibile un dono che ha superato tutti gli ostacoli e le barriere per salvare la piccola, ha commentato il coordinatore del centro regionale trapianti Loreto Gesualdo. Abbiamo avuto la fortuna di avere prima una seconda vita. Secondo, il papà che l'ha donato ha voluto fare lui questa cosa molto importante e bella. Una bambina fortissima in tutto. Ringraziare ancora mio marito una volta che tutt'oggi non possiamo essergli vicino. E ringrazio tutti, con veramente il cuore in mano. Grazie, 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 grazie.